Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno per la strada. In qualunque casa entrate, prima dice: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui. Altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ecco, nella festa di questi due grandi santi, grandi missionari, questi apostoli dei popoli slavi, abbiamo sentito queste letture che ci parlano di questa vocazione di missionari. Sapete che gli antichi giudei erano convinti nel più profondo di se stessi che, essendo il popolo eletto, e siccome solo loro erano a conoscenza del vero Dio Yahweh, e siccome questo Dio doveva mandare loro un Messia, pensavano che tutto si risolvesse lì. Poi invece venne Gesù, il Figlio di Dio, che ha aperto le sue braccia sulla croce e ha distrutto ogni barriera, ogni divisione umana, ed è diventato il Salvatore del mondo intero, non soltanto del popolo giudeo. Se per questo qui, nella lettura degli Atti degli Apostoli che abbiamo sentito, c'è il dialogo tra San Paolo e i giudei, e giustamente è scritto che Paolo annuncia e dice e spiega che non si fermerà all'annuncio del Gesù Salvatore soltanto ai giudei, ma che doveva andare a portarlo a tutti i popoli, ai popoli pagani. Così questo sacrificio di Gesù sulla croce sono le sue mani aperte, questo abbraccio che Gesù dalla croce ha dato a tutto il mondo. Questo Gesù è il nostro Salvatore. Il Salvatore di ognuno di noi, di ogni credente, di ogni cristiano, ognuno di noi qui presente, è chiamato a testimoniarne, a confessare la propria fede in Gesù e a diventare suo missionario. È difficile, impossibile,
di essere qualcuno che è innamorato di Gesù Cristo, di essere con Lui in verità, di nutrirsi della Sua parola, di sentire la Sua presenza nell'Eucarestia ed avere una fede ferma in Lui, e al tempo stesso non diventare suo missionario. Com'è possibile? Non diventare suo testimone. È bello essere con Gesù. È buono vivere col Dio vivente. Non c'è esperienza più bella di questa. Niente può essere vissuto di così bello e buono dall'uomo sulla terra, di forte, di intenso, di maestoso come questo incontro del Dio vivente e rimanere nel suo abbraccio, Gesù risorto in quanto amico. È così intenso e forte, così buono che l'uomo non può custodire questa cosa per se stessa. L'uomo ha bisogno che queste cose possano essere condivise con gli altri fratelli e sorelle, con tutti gli altri che in qualche modo incontrerà sul cammino della propria vita. Per questa ragione, cari fratelli e sorelle, noi non siamo soltanto dei credenti soddisfatti di noi stessi, veniamo qui, ecco, andiamo a messa, abbiamo vissuto i sacramenti e ecco, siamo soddisfatti della messa della domenica e poi basta. Non siamo chiamati ad andare solo a messa la domenica e ad ascoltare la parola di Gesù la domenica e di fare la comunione soltanto la domenica. Gesù ci chiede molto di più, ci chiede tutto. Gesù ci vuole in verità al 100% che gli apparteniamo e ci chiama a pregare ogni giorno. Ci chiama a rimanere nella sua presenza ogni giorno, che possiamo in qualche modo perdere la nostra vita per lui, per poterla trovare in lui, ma in verità. Ecco, è in questo modo che noi diventiamo missionari di Gesù, testimoni del suo amore. In questo modo somigliamo a lui, ci mettiamo al suo seguito e questo deve vedersi. Nel nostro quotidiano, nel nostro comportamento, care nonne, cari nonni, cari genitori che siete presenti qui, non aspettate soltanto che i vostri nipoti e i vostri figli e non so chi vi annuncino il Cristo e poi lo facciano venire fuori dalla loro vita, ma no, ci aspettiamo questa cosa anche da voi, col vostro esempio di vita, con la vostra testimonianza. Sei tu che devi testimoniare al tuo figlio il Dio vivente, Gesù Cristo, egli è l'amore. Forse tuo figlio, il tuo nipotino, deve vedere nella tua casa, nella tua famiglia l'amore, perché papà e mamma si amano con l'amore di Cristo. Si nutrono della parola di Cristo, credono in questo Gesù, si confessano e confessano questo Cristo perché sono risorti in questo Cristo e questo amore si vede. E questo figlio non si è obbligati a spiegare al catechismo cos'è l'amore, perché lo ha già visto in famiglia, perché vive nell'amore. L'amore gli insegna ad amare. Questo è il vero missionario, la vera vita del missionario, annunciare Gesù Cristo, ed è così che le famiglie si chiamano chiesa domestica. A causa di questa cosa qui, è lì dove il primo annuncio deve essere il più forte, il più chiaro. Per questo siamo tutti credenti. Nella Chiesa Cattolica siamo tutti chiamati a diventare missionari. Non ci può essere un vero credente se non annuncia il Cristo. Non puoi credere in Gesù Cristo e poi accendi come una vecchia macchina che accendi solo la domenica finché il motore cammini un pochino, si muova per non rovinarsi completamente. No,
Questa è una cristianità spicciola, da nulla, una tradizione che ha un valore molto limitato, ma non c'è verità. Quello che la Chiesa del Cristo dovrebbe avere. Ecco, in questa Santa Eucaristia, cari fratelli e sorelle, pregheremo per avere questa vera fede, questa vera testimonianza reale di verità, questa responsabilità davanti al Dio vivente. Abbiamo una responsabilità davanti a Gesù, quella di trasmettere la nostra fede ai nostri figli, il Dio vivente, che possiamo testimoniarlo. Non prendiamolo come un obbligo che deve rimanere alle suore e ai preti. E ai nostri sacerdoti qui riuniti al 22° seminario internazionale a Međugorje dei sacerdoti. Prenderemo sul serio questo messaggio del Vangelo di oggi. Cari fratelli sacerdoti, questo messaggio ci riguarda personalmente quando Gesù ci invia due a due, quando ci dice che noi dobbiamo stare attenti nella nostra vita sacerdotale e missionaria, ci manda come agnelli in mezzo ai lupi. E quando ci dice di stare attenti alle cose materiali, che per il nostro ministero sacerdotale non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno solo di una bisaccia e un paio di sandali, non dobbiamo preoccuparci di cosa vestiremo, ci chiama a essere semplici, non dobbiamo avere grandi bisogni, dobbiamo saper vivere una vita semplice, essere in relazione con le persone semplici, lì dove il Signore ci ha mandato, non abbiamo bisogno di andare di casa in casa, dobbiamo semplicemente condividere le cose che il Signore ci offre, quello che ci danno da mangiare. Il Signore ci chiama a questa vita di semplicità. Metti da parte tutte le cose materiali, queste ambizioni, questa vita difficile, tutto quello che può arrestare, schiacciare, uccidere la vita di un sacerdote e di un missionario. Gesù dice che la messe è abbondante e gli operai sono pochi. Ecco, qui a Međugorje, cari fratelli e sorelle, sentiamo, ascoltiamo questa domanda di Gesù e preghiamo insieme affinché il Signore ci mandi tanti giovani nella sua messe. E che ci siano sempre delle vocazioni sacerdotali, delle chiamate di giovani sacerdoti, dei veri sacerdoti, quelli che in verità portano la gloria del Cristo e che la annunciano con la loro stessa vita. Che sia grande. Adesso possiamo metterci in piedi e preghiamo la preghiera dei fedeli. Signore Gesù, hai fatto in modo che la tua Chiesa, con l'aiuto dello Spirito Santo, fosse portata dai pastori nella festa di Santi Cirillo e Metodio, pastori della tua Chiesa, che le nostre preghiere giungano fino a te. Da svoju crkvu po svem svijetu štitiš, ma che la tua Chiesa nel mondo intero sia da te protetta, possa tu unirla, santificarla, te ne preghiamo. Da našeg svetog oca Franju ispuniš pa che il Santo Padre che il Santo Papa Francesco sia riempito di una saggezza pastorale d'amore, ti preghiamo. Da ti, Gospodine, budeš savjetnik našem biskupu Ratku. Signore, sì, il consigliere del nostro vescovo Ratko e di tutti gli altri vescovi della Chiesa Cattolica, ti preghiamo. Custodisci il tuo popolo nell'ascolto, nell'umiltà e nella fede.
dai loro pastori, secondo la loro fede, ti preghiamo, che noi pastori e gregge possiamo essere condotti alla vita eterna, ti preghiamo. Esaudisci le preghiere del tuo popolo, Signore, dai la tua benedizione a tutti i pastori spirituali, te ne preghiamo.